Grazie Presidente per la parola. E noi, come prima, una delle prime commissioni che facevamo appunto con Lavori Pubblici, una commissione congiunta, fu proprio su Piazza Vittorio. Infatti abbiamo convocato prontamente i comitati di zona per affrontare la questione della gara, che chiaramente darà la possibilità a Piazza Vittorio di avere un vestito nuovo, una nuova immagine, un'immagine sicuramente più bella, più positiva rispetto a quello che è oggi. È chiaro che è una gara europea, perciò una gara molto consistente, molto pesante anche da sviluppare dal punto di vista delle procedure amministrative e che chiaramente richiede, come previsto poi dalle norme vigenti, il visto dell'ANAC. Oggi chiaramente è alla supervisione dell'ANAC e aspettiamo che ritorni al Dipartimento SIMU per poi procedere chiaramente con l'avanzare della gara stessa. Noi, oltre a questo, oltre a monitorare chiaramente lo svolgimento della gara per il rinnovo, insomma, ecco, per la nuova immagine di Piazza Vittorio, abbiamo affrontato le varie piccole criticità che riguardano il quartiere Squilino, Piazza Vittorio e Colle Oppio. Come sapete, abbiamo fatto uno sforzo più di un anno fa, che è stato appunto quello della riapertura dei bagni pubblici all'interno di Piazza Vittorio, e questo sforzo l'abbiamo voluto fortemente noi come amministrazione. Abbiamo richiesto ad AMA di attivarsi affinché chiaramente si adoperasse per riaprire questo bagno. Bagno che sicuramente dà la possibilità a molti fruitori della piazza, a molte persone che vivono questa piazza storica, di chiaramente avere, diciamo, delle agevolazioni dal punto di vista sanitario. Insomma, ecco, sappiamo che è una villa anche frequentata da senza fissa dimora, che ha sicuramente delle criticità dal punto di vista della sicurezza, e questo bagno dà l'opportunità anche a queste persone, insomma, di poter andare lì e di poterlo utilizzare. Insomma, ecco, questo sicuramente ha un doppio vantaggio sia per i cittadini che per le persone che chiaramente sono in difficoltà. Noi, oltre a questo, abbiamo dialogato ogni giorno con La i invito a comitati, concludere, con i consigliere. cittadini, e per esempio ieri abbiamo inviato una squadra, una task force con i richiedenti asilo, come sapete è un progetto avanzato da questa amministrazione, che ha ripulito la piazza. Oltre a questo anche la polizia Pix si è adoperata per ripulire la giostra che purtroppo è andata a fuoco, e questo ci dispiace molto, ci rammarica, e vogliamo diciamo, inviare un messaggio anche all'esercente che ha gestito questa giostra per tantissimi anni e ha dato chiaramente la possibilità a molti bambini, insomma, di svolgere le loro attività ludiche all'interno di questa giostra, e noi prontamente abbiamo rimosso diciamo, tutte le lamiere e tutta la costruzione andata in fiamme. Perciò continui chiaramente continua attività anche da parte dei Pix, che chiudono e aprono i cancelli, perciò dal punto della vista della sicurezza abbiamo garantito anche l'apertura e chiusura. Oggi il servizio giardini era lì per svolgere le funzioni quotidiane, perciò noi ce la stiamo veramente mettendo tutta con tutto, che abbiamo delle esigue risorse sia per il servizio giardini che anche per la polizia locale e per AMA. Però ecco, stiamo facendo veramente di tutto per garantire sicurezza, legalità e decoro all'interno di Piazza Vittorio. Noi ci asterremo su questa mozione Concluda, e consigliere. sì, ci asterremo su questa mozione, visto che, diciamo, le attività le stiamo svolgendo capillarmente e quotidianamente. Grazie A Presidente. lei invito.